Eccoci qua, ben ritrovati, una finestra sul mondo e oggi parliamo della festa della donna. E sì, perché pochi giorni fa appunto si è celebrata questa bellissima festa e come sempre è un'occasione per ricordare tutte le conquiste politiche e sociali ottenute dal genere femminile, anche se ancora c'è molto da fare, ma di questo ne parleremo tra qualche istante. Prima vediamo invece di fare un po' di chiarezza riguardo all'origine di questa festa. Beh, spesso si sente dire di un incendio che sarebbe divampato l'8 marzo 1908 nella Cotton's, fabbrica di abbigliamento a New York, ma non esiste alcuna traccia documentaristica di questo avvenimento. Un incendio simile invece è accaduto nel 1911 nella Triangle Shirt Waist Company di Manhattan. Qui morirono, pensate, 146 lavoratori e tra di loro vi erano molte giovani donne. Successivamente venne istituita questa festa e qui in Italia si ricordò questa giornata per la prima volta l'8 marzo del 1946 e venne scelto come simbolo la mimosa, che ancora oggi è utilizzato. Ma veniamo al giorno d'oggi. Spesso si parla di parità di genere, di quanto sia importante che non vi siano differenze, no, tra uomini e donne, ma nella realtà dei fatti non è proprio così. Prendiamo in considerazione alcuni dati. In Italia, secondo Eurostat, le donne guadagnano il 5% in meno rispetto agli uomini e maggiore il divario se si considera l'Unione Europea, parliamo del meno 16%. Il reddito mensile medio equivale al 18% in meno rispetto agli uomini. Questo dato è fornito dall'AGE. Dunque, che cosa si potrebbe fare per riporre meglio a questa brutta ingiustizia? Beh, bisognerebbe per esempio attuare in Italia la trasparenza dei consensi. Infatti vengono pubblicati solo gli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione e non quelli dei dipendenti pubblici e privati per una questione di privacy. Questo dunque è lo scenario. Le donne che entrano nel mondo del lavoro retribuito sono molte di meno rispetto agli uomini. Coloro che lavorano poi prendono uno stipendio inferiore rispetto agli uomini e in più si devono occupare gratis della famiglia. Dal rapporto Oxfam emerge che il 42% delle donne non lavora per seguire la famiglia, contro il 6% degli uomini. È ormai da anni poi che si parla delle cosiddette quote rosa, ovvero l'idea di riservare alle donne alcuni posti di lavoro all'interno di strutture pubbliche o private. Alcuni sostengono che questa iniziativa, insomma, la sostengono poiché la ritengono un utile strumento, no, per tutelare la parità di genere. Altri invece ritengono che le quote rosa siano ancora più discriminatorie nei confronti delle donne. Bene, abbiamo fatto qualche domanda anche a proposito però di questo al mercato di Rivarolo e vediamo un po' che cosa ci hanno risposto le persone al mercato. Guardate. Da poco si è festeggiato la festa delle donne. Lei sa qual è il vero motivo che ha portato alla nascita di questa festa? Non lo so, penso solo che insomma le donne sono sottomesse, poi non possono più parlare. Adesso un po' di più, c'è già la parità, ma una volta la donna doveva sempre essere sottomessa nel lavoro, in tutto. Io non trovo una cosa giusta, perché la donna penso che è come l'uomo, cioè le cose sono uguali, secondo me non avrà la forza dell'uomo, ma in qualche posto è più brava dell'uomo, senza offendere nessuno. Comunque niente, la festa della donna l'hanno messa così, forse anche per avere dei soldi di più a spendere. Io non l'ho mai festeggiata la festa della donna, a me va bene così. La parità mi pare anche giusto, perché certe donne fanno più degli uomini. Però la liberazione di tutte le donne. Sì, la storia della fabbrica che era bruciata delle donne. Sì, di quei che sono morte, sì, lo so. Ma mi ricordo che, cioè, ho letto che si era incendiata una fabbrica, comunque erano morte moltissime donne e quindi a ricordo di questo brutto evento si festeggia la festa delle donne. Delle operaie in America che erano sfruttate, guadagnavano poco. Ci sono due versioni che sappia io. Una che facevano le lavandaie e che soffrivano molto e morivano e di stenti. Un'altra invece che c'è stato un incendio e loro sono rimaste bloccate dentro e hanno dovuto morire per forza. E da allora mi pare che sia nata
questa cosa che è importante. Le donne ancora oggi in tutto il mondo prendono uno stipendio inferiore rispetto a quello degli uomini. Come mai secondo lei? Guardi, quella è una cosa che è sempre stata, perché la donna è sempre stata considerata inferiore all'uomo. Però a parità, se abbiamo voluto la parità, dovrebbe essere uguale, perché come l'uomo e la donna. Sì, succede. No, non è giusto, però succede. Penso che non è giusto, perché io svolgo lo stesso lavoro di un uomo e il mio stipendio è più basso, quindi penso quello. Ma penso che noi donne veniamo considerate un po' meno, cioè c'è l'opinione che magari noi possiamo essere considerate inferiori all'uomo come è sempre stato da una vita. Adamo ed Eva, yeah. Però purtroppo è così. Non so, perché le donne sono sempre svalutate, perché non so, perché forse ci adattiamo a più cose, riusciamo ad adempiere alla casa, alla famiglia, tutto quanto, e è una cosa che deve essere naturale per gli uomini, che invece per conto mio dovrebbe essere in più, perché io ho lavorato 35 anni in ditta. E quando arrivavo a casa avevo tutto da fare, mio marito lavorava, ma quando arrivava a casa si sedeva, vede le cose come stanno. In modo, per conto mio, la donna è sottovalutata, dovrebbe essere un po' più forse forte, responsabile nel dichiararlo, ma lo fanno, però gli uomini non vogliono dare ascolto, per conto mio. Inferiore ai uomini era una volta, adesso è già cambiato un pochino, però c'è ancora un po' la discriminazione verso la donna. Io non trovo giusto, anche che deve sempre sottomettersi o prenderli, o non lo so, la donna non... Vedono ad esempio una donna come me, piccola, e magari... Io non è che ho paura, per l'amor di Dio, però quante donne mettono sotto che non lo so. Secondo lei si può ancora parlare al giorno d'oggi di lavori femminili o lavori maschili, oppure ormai tutti possono fare tutto? Possono fare tutto, però c'è chi è, diciamo, chi è predisposto per un lavoro o per un altro. Magari chi ha un lavoro magari di fatica più... può farlo un uomo, cioè dipende dal lavoro. No, siamo tutti integrati, ormai tutti possiamo fare tutto. Guarda, io vivo in Francia, non vivo qua, e lì in Francia lavorano sia gli uomini e le donne che le donne. Le donne fanno dei lavori maschili, cioè significa che lavorano nei cantieri, usano scavatori, usano cose... Cioè, io sono rimasta meravigliata. Qui in Italia non penso che esista, ci sia un'apertura mentale come in Francia. Non so, si vedono già delle donne che guidano i trattori, le gru e tante cose che sono maschili, però le fanno anche le donne. L'unica cosa che penso che la donna non può fare è lo stampaggio, penso io, Ma la meccanica può farla la donna come l'uomo. Tutti i lavori, anche come la memoria, come i computer, la donna è più brava su tutte le cose. Per carità, è bravo anche l'uomo, però secondo me la donna è anche molto brava. Adesso anche l'uomo è molto bravo, perché c'è l'uomo bravo e l'uomo meno bravo, come la donna più brava e meno nei lavori, io parlo sempre. E poi ognuno deve pensare quello che ritiene giusto. Io non scrimino nessuno e non ce l'ho con nessuno, e la cosa è giusto così. Però tutto si può fare nella vita, volere e potere. E cosa ne pensa delle cosiddette quote rose? Perché non vanno bene? Non vanno bene, perché facciamo il razzismo al contrario. Quota rosa, e allora gli uomini devono fare le quote azzurre. Non va bene. Se vogliamo integrarci alla pari, non dobbiamo sottolineare queste cose così. Ci dobbiamo integrare per... Io penso che le donne siano in grado di fare anche il lavoro che possa fare, cioè che fa l'uomo, però ovviamente non è... In Italia non lo so, cioè non siamo ancora a questi livelli. C'è proprio una chiusura mentale... Per quanto riguarda le donne è sempre limitato, cioè non esiste. Ci deve essere una componente femminile, per conto mio, in una ditta, però come le dico, siamo sempre state un po' scartate. Tanto è il maschio quello che fa, è il maschio quello che comanda, è il maschio quello che sa di più della donna, che a volte non è così.
Ma io penso che sia più o meno uguale, io non penso che sia giusto il rosa o il non rosa, secondo me poi ognuno deve pensarlo come ritiene giusto. Perché volendo sono più brave le donne che gli uomini. Ma io trovo una stupidaggine, perché uno può essere bravo donna o uomo senza che per forza si debba tenere una quota. Le donne occupano ancora pochi posti in politica. Come lei, a lei piacerebbe che ci fosse una donna Presidente della Repubblica o anche Presidente del Consiglio? A me sì, perché le donne sono molto più capaci di intendere le necessità, perché l'uomo maschio, per carità, è giusto, è fatto così, l'uomo nasce maschio, ha un altro ragionamento, ha un'altra sensibilità. Per conto mio sarebbe giusto che ci fosse una donna al comando, che la donna è più capace di valorizzare anche le donne. Ma a dire la verità, qualche donna c'ha più polso che l'uomo, secondo me. Poi lì bisogna valutarle. Magari. Almeno vediamo se risolviamo un po' di problemi, perché ce ne abbiamo tanti, perché mi pare che lì sono solo per la sedia, per la poltrona, e pensano loro ai loro stipendi, ma al popolo non ci pensa nessuno. Ma è indifferente, come dico, può essere brava un uomo o una donna, cioè non è che perché deve essere donna che è più brava di un uomo. Certo, certo, è più ben pensante una donna che un uomo va più di... per il potere, una donna magari pensa di più a fare cose utili. Ma le c'è, io penso che una donna in un certo senso sia più avanti per quanto riguarda le cose per il futuro. Abbiamo un'idea più aperta per quanto riguarda le situazioni che accadono tutti i giorni. Se questo è possibile, perché no? Perché no? La donna non, per quanto riguarda, studia come l'uomo, cioè, quindi le capacità dell'uomo per quanto riguarda certe decisioni possono essere benissimo compatibili con quelle dell'uomo. Allora, vediamo un po' di fare una sintesi di tutte queste risposte che gentilmente insomma, le persone del mercato ci hanno fornito. Beh, innanzitutto per quanto riguarda la festa della donna c'è un po' di incertezza, non tutti sanno bene qual è l'origine di questa festa o comunque pensano subito a questo incendio nella fabbrica della Cottons. Per quanto riguarda poi gli stipendi, beh, ovviamente ritengono che sia un'ingiustizia il fatto che la donna debba guadagnare di meno rispetto all'uomo. Nel 2022 questa cosa non è più accettabile, ovviamente. Per quanto riguarda il lavoro, beh, anche lì dicono che ormai non ci sia più questa grande differenza tra lavori maschili e lavori femminili, sostanzialmente tutti possono fare tutto. E poi per quanto riguarda le quote rosa, beh, ovviamente ritengono che anche qui insomma sia necessaria una maggiore meritocrazia piuttosto che appunto che ci sia una legge, no, che vada a decidere che in un'azienda ci siano tot posti dedicati alle donne e tot posti dedicati agli uomini. È giusto invece che chi è bravo possa andare avanti. E poi in ultimo, insomma, tutti almeno quasi a tutti dicono che insomma per alcuni è indifferente avere un Presidente della Repubblica o un Presidente del Consiglio donna o uomo, per altri invece dicono che insomma sarebbe una bella occasione anche per vedere un altro punto di vista, per vedere un po' come se la cava, insomma, non abbiamo mai avuto, magari tra qualche anno poi ci sarà un Presidente del Consiglio donna o un Presidente della Repubblica, chi lo sa. Va bene, grazie per averci seguito. Prima però sapete che abbiamo sempre una frase, vi lasciamo con una frase. Questa puntata infatti si conclude con una citazione di una frase di Rita Levi Montalcini, ovviamente grande scienziata e neurologa italiana. Diceva proprio questo: le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Bene, grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!